Al Nino Lombarda Gotta si disputa la finale playoff per il campionato di Serie D Girone I tra il Marsala e il Portici, agli ordini del signor Braccaccini di Macerata, davanti ad una bellissima e straordinaria cornice di pubblico. È iniziato il match, gara secca playoff tra Marsala e Portici. 15° minuto, calcio di punizione per il Portici e il pallone termina in rete, in vantaggio la squadra ospite al 15° minuto su un calcio di punizione diretto. L'autore del gol, il numero 4, Nappo. Attacca il Marsala ancora sulla fascia destra, il cross sul primo palo. Si salva il Portici in calcio d'angolo. Cartellino rosso, il Portici in 10 uomini per il fallo ad un giocatore del Marsala. Si invocano i sanitari che facciano presto a capire cosa sia accaduto. Prevedibile il suo passaggio, Benivegna perde la sfera e allora Moussada parte. Il pallone a tagliare all'interno dell'area di rigore, l'anticipo secco. Benivegna, sbagliato il passaggio di ritorno, ma c'è un errore. E allora il Marsala ancora con Prezzabile che entra in aria, il cross. Il pallone attraversa tutto lo specchio della porta prima di spegnersi in fallo laterale. Adesso c'è uno spazio sull'out di sinistra, la possibilità per Candiano, il suo tiro facile per Marone. Tra l'altro la sfera è stata smorzata dall'intervento di un difensore. 44 minuti al nostro cronometro. Iniziato il secondo tempo con il Marsala sotto di una rete grazie al gol siglato da Nappo al 14°. Manfred centralmente, due avversari su di lui, non ha compagni, poi Secum, il tiro dalla distanza si spegne. Altro cross, Balistreri prova la magia, il pallone centrale, altri 25 più recupero per provare a raggiungere il pareggio. Candiano, il tiro, non c'è fuorigioco e il pallone termina in rete, il Marsala pareggia con Manfred, 1-1, il pubblico tutto in piedi in festa, bellissima la prodezza di Vincenzo Manfred, ancora decisivo. Calcio di punizione per il Portici, lunghissimo sul secondo palo, il pallone termina sul fondo. Opportunità per gli azzurri, pallone per Candiano che prova ad allargare, vince un rimpallo, ancora Candiano a entrenare il suo tiro, parato con facilità dal portiere. Capovolgimento di fronte degli azzurri, ma sempre attenta la difesa, avversaria Bonfiglio, entra in aria, viene steso a terra e c'è calcio di rigore per il Marsala, tutto il pubblico in piedi. Balistreri contro Marone, arriva il fischio del direttore di gara, è corta la sua rincorsa, il suo tiro che viene parato dal portiere centrale. Galfano, ancora per Bonfiglio. Prova a scatenarsi sulla fascia Bonfiglio. Si gira, il cross, il colpo di testa, la rete e il direttore di gara dà per buono il gol. Non è uscito fuori il pallone e allora il 2-1, il 2-1 del Marsala con Balistreri che si rifà dell'errore dagli 11 metri di qualche minuto prima. E ancora Tripoli sulla destra che cerca di imbastire un'azione di attacco. 2 contro 2 ai bordi, ai margini dell'area di rigore, cross un po' smorzato, tenta la rovesciata Bonfiglio, peccato, non riesce ad arpionare il pallone, ancora in questo caso l'estremo difensore ed è finita. Il Marsala vince dopo una rimonta tutta cuore, tutta grinta, una rimonta epica al Nino Lombarda Gotta, vince per 2-1
la sfida semifinale con il Portici 1906 ed accede alla finale, alla finalissima del campionato di Serie D per la promozione alla massima serie, comunque contro la Turris.